Giudici, capitolo 11. Jefte, il galadita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, e aveva Galad per padre. La moglie di Galad gli aveva dato dei figli, e quando essi furono grandi, scacciarono Jefte e gli dissero: «Tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna». Jefte se ne fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Degli avventurieri si raccolsero intorno a Jefte e facevano delle incursioni con lui. Qualche tempo dopo avvenne che i figli di Ammon mossero guerra a Israele. Mentre i figli di Ammon erano in guerra contro Israele, gli anziani di Galad andarono a cercare Jefte nel paese di Tob. Dissero a Jefte: «Vieni, sii nostro capitano e combatteremo contro i figli di Ammon». Ma Jefet rispose agli anziani di Galad: «Non mi avete odiato e scacciato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angoscia?» Gli anziani di Galad dissero a Jefte: «Appunto per questo ora torniamo da te, perché tu venga con noi a combattere contro i figli di Ammon e tu sia capo di noi tutti che abitiamo in Galad». Jefte rispose agli anziani di Galad: «Se mi fate ritornare da voi per combattere contro i figli di Ammon e il Signore li dà in mio potere, io sarò il vostro capo». Gli anziani di Galad dissero a Jefte: «Il Signore sia testimone e giudice se non facciamo quello che hai detto». Jefte dunque andò con gli anziani di Galad. Il popolo lo nominò suo capo e condottiero, e Jefte ripeté davanti al Signore a Mispa tutte le parole che aveva detto prima. Poi Jefte inviò dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: «Perché vieni contro di me per farmi guerra al mio paese?» Il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Jefte: «Mi sono mosso perché quando Israele salì dall'Egitto si impadronì del mio paese, dall'Arnor fino a Jokok e al Giordano. Rendimelo amichevolmente». Jefte inviò di nuovo dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: «Così dice Jefte: Israele non si impadronì del paese di Moab né nel paese degli Ammoniti, ma quando Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunta a Cades, inviò dei messaggeri al re di Emod per dirgli: ti prego, lasciami passare per il tuo paese. Ma il re di Edom non acconsentì, né mandò neanche al re Moab, il quale pure rifiutò. Israele rimase a Cades. Poi camminò per il deserto, fece il giro del paese di Edom e del paese di Moab, giunse a oriente del paese di Moab e si accampò di là dall'Arnor, senza entrare nel territorio di Moab, perché l'Aron segna il confine di Moab. Israele inviò dei messaggeri a Sicon, re degli Amorei, re di Gesbon, e gli mandò a dire: ti prego, lasciami passare attraverso il tuo paese per arrivare al nostro. Ma Sicon non si fidò di Israele e non gli permise di passare per il suo territorio. Anzi, Sicon radunò tutta la sua gente, si accampò a Iaz e combatté contro il Signore. Il Signore, il Dio di Israele, diede Sicon e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei che abitava quella regione. Conquistò tutto il territorio degli Amorei, dall'Arnon allo Jabbok e dal deserto del Giordano. Ora che il Signore, il Dio di Israele, ha scacciato gli Amorei davanti a Israele, che il suo popolo, dovresti tu possedere il loro paese? Non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. Sei tu forse migliore di Balak, figlio di Sippor, re di Moab? Litigò egli con Israele, gli fece guerra. Sono 300 anni che Israele abita a Gesbon e nelle città del suo territorio, ad Areor e nelle città del suo territorio e in tutte le città lungo l'Arnon. Perché non gliel'avete tolte durante questo tempo? Io non ti ho offeso. Tu agisci male verso di me, muovendomi guerra.
il Signore, il Giudice, giudichi oggi fra Israele e i figli di Ammon. Ma il re degli Ammoniti non diede ascolto alle parole che Jefte gli aveva mandato a dire. Allora lo spirito del Signore venne su Jefte, che traversò Galad e Manesse, passò a Mispa di Galad e da Mispa di Galad mosse contro i figli di Ammon. Jefte fece un voto al Signore e disse: «Se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vincitore sugli Ammoniti sarà del Signore e io lo offrirò in olocausto». Jefte marciò contro i figli d'Ammon per fare loro guerra e il Signore glieli diede nelle mani. Egli li sconfisse da Areor fino a Minnit, devastando 20 città e fino ad Abel Geramin. Fu una grandissima sconfitta per i figli di Ammon, che furono umiliati davanti ai figli di Israele. Jefte tornò a Mispa a casa sua ed ecco uscì gli incontro sua figlia con timpani e danze. Era l'unica sua figlia, non aveva altri figli né altre figlie. Come la vide si stracciò le vesti e disse: «Ah, figlia mia, tu mi riempi d'angoscia, tu sei fra quelli che mi fanno soffrire. Io ho fatto una promessa al Signore e non posso revocarla». Lei gli disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, trattami secondo la tua promessa, poiché il Signore ti ha permesso di vendicarti dei figli di Ammon, tuoi nemici». Poi disse a suo padre: «Mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, affinché vada su e giù per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne». Egli le rispose: «Va», e la lasciò andare per 2 mesi. Lei se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi tornò da suo padre ed egli fece di lei quello che aveva promesso. Lei non aveva conosciuto uomo. Di qui venne in Israele l'usanza che le figlie di Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni.